صور سدبي Cari fratelli e sorelle, vi do un cordiale benvenuto da vicino e da lontano nel prezioso nome del nostro Signore Gesù Cristo. Noi ringraziamo il Signore che anche questa mattina possiamo ascoltare la parola di Dio da un servitore fedele. Un altro anno è passato e un nuovo anno è iniziato. E anche noi da Zurigo vogliamo augurare a tutti in tutto il mondo, cari fratelli e sorelle, un benedetto 2023. Noi ringraziamo il Signore che siamo ancora in grado di ascoltare la parola di Dio. Molte persone hanno deciso di fare qualcosa nel nuovo anno. Io ho anche deciso di fare qualcosa. Osservare questa parola di Dio con fedeltà e onestà. Il Signore è la parola. E la parola è vita per noi persino vita eterna. Prima di ascoltare la parola vorrei leggere una parola tratta dal Salmo 25. Salmo 25 dal versetto 1. A te, o oh Signore, io elevo l'anima mia. Dio mio, in te mi confido. Fa che io non sia confuso, che i miei nemici non trionfino su me. Nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente, senza motivo. Tu mi Oh Signore, fammi conoscere le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua verità e ammaestrami. Poiché tu sei il Dio della mia salvezza, io spero in Te ogni giorno. Ricordati, oh Signore, delle tue compassioni e della tua bontà, perché sono eterne. Non ricordarti dei peccati della mia gioventù, né delle mie trasgressioni. Ricordati di me nella tua clemenza, per amore della tua bontà, oh Signore. Il Signore è buono e giusto, perciò insegnerà la via ai peccatori. Guiderà i mansueti nella giustizia, insegnerà ai mansueti la sua via. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Per amore del tuo nome, o oh Signore, perdona la mia iniquità, perché essa è grande. Chi è l'uomo che tema il Signore? Egli gli insegnerà la via che deve scegliere. L'anima sua dimorerà nel benessere e la sua discendenza erediterà la terra. Il segreto del Signore è per quelli che lo temono ed Egli fa loro conoscere il suo patto. I miei occhi sono sempre rivolti al Signore perché Egli è quel che trarrà i miei piedi dalla rete. Volgiti a me e abbi pietà di me, perché io sono solo e afflitto. Le angosce del mio cuore sono aumentate. Tirami fuori delle mie angustie. Vedi la mia afflizione e il mio affanno. E perdona tutti i miei peccati. Guarda i miei nemici, perché sono molti e mi odiano di un odio violento. Proteggimi e salvami. Fa che io non sia confuso perché confido in te. L'integrità e la rettitudine mi proteggano perché spero in te. Oh Dio, libera Israele da tutte le sue tribolazioni. Che gloriosa e meravigliosa parola. Una preghiera di Davide. Versetto 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi quelli che si comportano slealmente senza motivo. Noi non rimarremo delusi. Dio è sì e amen. Versetto 10. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Sì, noi osserviamo la parola di Dio, perché è sì e amen. Il versetto 12 dice, chi è l'uomo che tema il Signore, egli gli insegnerà la via che deve scegliere. Cari fratelli e sorelle, il Signore non ci ha forse mostrato la via giusta da percorrere? Vogliamo camminare secondo la parola di Dio, perché la sua parola è sì e amen. Ringraziamo il Signore per la bontà e la grazia che ci dona sempre. Preghiamo. Fedele Signore, ti ringraziamo e lodiamo ed esaltiamo il tuo meraviglioso nome di Gesù. Ti ringraziamo, fedele Signore per averci messo qui su questo cammino. Tu ce lo hai mostrato e noi ti ringraziamo. Custodiscici, proteggici in questo cammino che stiamo percorrendo verso di te, Signore Gesù. Sappiamo che il tempo è breve e ti ringrazio per averci accompagnato in questo cammino. Noi confidiamo in te, l'abbiamo letto e lo facciamo, Signore Gesù. Nella tua parola confidiamo, perché la tua parola è verità. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Che tu benedica anche il nostro caro fratello Frank. Ungi le sue labbra affinché possa dirci ciò di cui abbiamo bisogno. Fedele Signore, ti ringraziamo e lodiamo e glorifichiamo il tuo meraviglioso e glorioso nome. Nel nome di Gesù. Amen. Anch'io vorrei salutare tutti molto molto calorosamente qui da Zurigo e augurare a tutti la benedizione di Dio con tutto il cuore. Voi sapete che ho avuto la grazia di viaggiare in tutto il mondo e di portare il messaggio. Ma la Svizzera e soprattutto Zurigo hanno un significato speciale per me. Esattamente da 50 anni, ho predicato qui a Zurigo l'ultima domenica di ogni mese. tre volte. Solo tre volte in questi 50 anni non ho potuto essere qui l'ultima domenica. Per me Zurigo è una seconda Krefeld, una casa diretta. E nel corso di tutti questi anni... Abbiamo avuto delle riunioni benedette e penso anche al tavolo dei libri che abbiamo mostrato molte volte. Tutti i sermoni del fratello Branham erano esposti e tutti potevano leggere e imparare ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo. Ringraziamo di cuore il fratello Keller per la meravigliosa parola di introduzione. Ogni versetto diceva un'intera cosa e noi potremmo approfondire ciò. Ho scelto solo tre di questi versetti per dire qualcosa, ma ancora una volta l'enfasi. Siamo grati che le riunioni a Zurigo possano di nuovo avere luogo. Quello che è accaduto negli ultimi tre anni a causa della pandemia ha recato danni a molti. E siamo molto grati al Signore perché le riunioni sono la cosa più importante nella vita di un credente. Non abbandonate la vostra comune adunanza, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno. In ogni predicazione c'è qualcosa per tutti. Esaminiamo ora i tre versetti del Salmo 25 e poi altri passi della scrittura. Prego. Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 3. Salmo 25, versetto 3. Nessuno di quelli che sperano in te sia confuso. Siano confusi? quelli che si comportano slealmente senza motivo. Possiamo anche dire sì e amen a questo. Nessuno che riponga la sua fiducia nel Signore che crede alle promesse di Dio può rimanere deluso. Solo chi abbandona slealmente il Signore sarà deluso in se stesso e negli altri. Prego. Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 4. O oh, Signore, fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Questo è anche il desiderio più profondo di tutti noi. Fammi conoscere le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Questa era già la preghiera di Mosè. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fammi conoscere le tue vie. E noi ringraziamo il Signore Dio per averci fatto conoscere le sue vie con il suo popolo anche in questo tempo. E possiamo camminarvi in fede per grazia. Prego. Leggiamo dal Salmo 25 il versetto 10. Tutti i sentieri del Signore sono bontà e verità per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze. Amen. Tutti i suoi sentieri. Tutti le sue vie, perché egli ha fatto un patto con noi. Cari fratelli e sorelle, in Svizzera, in Austria, in Francia, in tutti i paesi vicini e nel mondo intero, voi conoscete il concetto che ho formulato fedele Signore e Salvatore, tu hai fatto un patto con noi. Tu hai un's. Ci hai rivelato la tua parola. hai sparso il tuo sangue per noi. Tu hai un's. Ci hai dato delle promesse che tutti noi sperimentiamo per grazia. Dio ha veramente fatto il nuovo patto con noi. E tutte le promesse di Dio sono sì e amen anche le promesse per il nostro tempo di cui parleremo brevemente prego leggiamo dal Vangelo di Giovanni capitolo 1 versetto 23 Giovanni capitolo 1 versetto 23 Egli disse, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Raddrizzate la via del Signore. Come ha detto il profeta Isaia. Conosciamo tutti le tre domande poste a Giovanni. Sei tu il Cristo? Sei tu Elia? Sei tu il profeta? Lui poteva e doveva dire no, no, no. E poi la domanda, chi sei tu? E poi la risposta, io sono la voce di uno che grida nel deserto. Preparate la via al Signore. Appianate una strada per il nostro Dio. Giovanni Battista era un uomo inviato da Dio con l'incarico divino di portare il messaggio divino alla prima venuta di Cristo e di portare il popolo al Signore. Sì, di volgere i cuori dei padri dell'Antico Testamento alla fede dei figli del Nuovo Testamento e di portare al Signore un popolo ben preparato. Cari fratelli e sorelle, cari figli di Dio, oggi non si tratta d'altro che della promessa che si è adempiuta nel nostro tempo e che continua ad adempersi. A cosa servirebbe se oggi predicassi ciò che è accaduto al tempo di Mosè, al tempo di Abramo? al tempo, sì, dei 6.000 anni. Se non sapessi cosa Dio ha ordinato per questo tempo e cosa deve accadere ora, e noi siamo destinati a esserne testimoni. E soprattutto a tutti gli amici che non conoscono il ministero e l'incarico diretto che è stato dato al fratello Branham, lasciatemi dire questo. Non siamo qui per mettere in evidenza Paolo o Pietro o Branham o chiunque altro. Ma siamo qui non per passare accanto a ciò che Dio ha fatto e sta facendo attualmente nei nostri giorni. E chi non può proclamare ciò che Dio sta facendo ora vive nel passato. E vorrei poterlo esprimere una volta. E questo con la massima serietà. Sappiamo tutti che anche al tempo degli Apostoli venivano presentate false dottrine. Già nella prima lettera alla Chiesa tu hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono. E li hai trovati bugiardi. La dottrina di Balaam, la dottrina dei Nicolaiti. C'era una profetessa Jezebel. Già nella prima generazione cristiana il nemico ha seminato il suo seme. E Paolo, probabilmente per incarico divino, sì, certamente per incarico divino, si infuriò così tanto per tutte queste false dottrine. Che dovette dire in Galati capitolo 1: Maledetto che insegna in modo diverso. Lui era stato incaricato da Dio di predicare il glorioso Vangelo, il messaggio divino di salvezza, fin nei minimi dettagli. E quindi ha dovuto dirlo anche la seconda volta. Maledetto chi predica un altro Vangelo. E ha affermato che il Signore ha fatto un testamento con noi e che abbiamo l'Antico e il Nuovo Testamento a cui non si può aggiungere nulla, nulla può essere cambiato, niente e ancora niente. Tutto deve rimanere nell'originale. E se poi guardiamo alla storia della Chiesa, nei primi 300 anni, c'erano ancora... Uomini che rimanevano in qualche misura nella proclamazione, ma che già proclamavano le proprie opinioni. Non vogliamo neanche menzionare tutti i nomi. Ma poi venne il Concilio di Nicea, e poi. E poi iniziò davvero il periodo più terribile dei mille anni dell'epoca buia, quando tutti coloro che non appartenevano alla Chiesa romana nell'impero romano non avevano il diritto di vivere. Il sangue dei martiri ha bagnato tutta la terra nei mille anni fino alla riforma. E per favore, non arrabbiatevi con me, ma potete tutti aprire internet e documentarvi. La Chiesa romana ha emanato... 245 dogma in quel tempo e tutte le altre chiese hanno stabilito le loro dottrine, il loro credo. Tutte hanno deviato da questo originale. E ora veniamo veramente al punto. Prima del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, tutto deve essere riportato allo stato originale. La stessa proclamazione. Un solo Signore. Una sola fede un solo battesimo. Tutto deve essere riportato indietro. E sappiamo tutti che fin dalla riforma le verità bibliche sono state gradualmente restaurate. È stato un risveglio dopo l'altro fino al risveglio pentecostale. Ma ora è il tempo della chiamata fuori e della preparazione di tutti coloro che appartengono alla Chiesa sposa. E vogliamo parlarne brevemente. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 17 versetti 10 e 11. Matteo capitolo 17 versetti 10 e 11. E i discepoli gli domandarono perché dunque dicono gli scribi che prima deve venire Elia? Ed egli rispondendo disse loro, certo, Elia deve venire e ristabilire ogni cosa. Cari fratelli e sorelle, cari amici, queste sono le parole del nostro Signore. Lui ha confermato il ministero di Giovanni Battista. Elia è già venuto. E chiunque legga gli altri passi della Bibbia, sia in Matteo capitolo 11, che negli altri passi, Giovanni Battista è sorto nello Spirito e nella potenza di Elia ha rivolto i cuori dei credenti di quel tempo al Signore e ha preparato la via affinché tutti coloro che avrebbero creduto il suo messaggio ricevessero la promessa. Io vi battezzo in acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dietro a me vi battezzerà con lo Spirito Santo e col fuoco. Lui fu in grado di presentare al Signore un popolo ben preparato. Ora deve essere allo stesso modo. Un popolo ben preparato deve essere portato al Signore in modo che Egli possa fare il compimento con il suo popolo. E permettetemi di essere chiaro. Non c'è una sola falsa dottrina nella Chiesa di Gesù Cristo. Non una sola interpretazione. Non una sola spiegazione. C'è solo la pura e santa parola di Dio. E noi crediamo questo con tutto il cuore. Anche la promessa che Dio ha già fatto nell'Antico Testamento nel profeta Malachia. Prima che venga il grande e terribile giorno del Signore, egli ha promesso di inviare il profeta Elia. E questa promessa il Signore l'ha confermata di nuovo in Matteo capitolo 17. Affinché noi, come figli e figlie di Dio, sappiamo che ora, alla fine del tempo della grazia, alla fine del giorno della salvezza, Prima che venga il terribile giorno del Signore, prima che il sole si oscuri e la luna si trasformi in sangue, prima che il tempo della grazia giunga al termine, che Dio ha mandato un profeta per restaurare tutto, per restaurare tutto, non solamente una cosa, ma tutte le cose e per mettere tutto in ordine nella Chiesa come era al principio. Continuiamo a leggere. Leggiamo in Amos capitolo 8, versetto 11. Amos capitolo 8, versetto 11. Ecco. Vengono i giorni, dice il Signore, l'Eterno, in cui io manderò la fame nel paese. Non fame di pane o sete di acqua, ma la fame e la sete di ascoltare la parola del Signore. Amen. Questa promessa dell'Antico Testamento si sta adempiendo anche adesso. Dio ha mandato una fame di ascoltare le sue parole, non le interpretazioni della parola che si odono in tutte le chiese. Ovunque la gente legge dalla Bibbia, ovunque la gente interpreta, ovunque portano le proprie interpretazioni. Ma Dio manda i profeti perché la parola viene al profeta, non all'evangelista, ma al profeta. L'evangelista ha il suo compito, l'insegnante, il pastore, tutti hanno il loro compito. Ma oggi si tratta davvero del primo e dell'ultimo, delle parole del Dio vivente che devono essere proclamate. Perché se è scritto che Dio manderà una fame di ascoltare le sue parole allora certamente ci deve essere una voce che proclama chiaramente le sue parole Alleluia Sia lodato e glorificato il nostro Signore e tale voce era quella del fratello Branham che proclamava le pure e sante parole di Dio. E la vera fame che noi abbiamo come figli di Dio in fondo è stata appagata. E siate sinceri. Qualcuno di noi ha voglia di ascoltare i dogma? No! E ancora no! Qualcuno desidera sapere cosa insegna la Chiesa anglicana? O la Chiesa luterana? O la Chiesa battista? Ah! Un vero figlio di Dio, il desiderio di ascoltare ciò che viene insegnato in tutte queste chiese? Oppure Dio ha mandato una vera fame nella terra, in tutte le nazioni e in tutte le lingue? Di ascoltare le vere parole di Dio nell'originale. E noi siamo grati a Dio. Cari fratelli e sorelle, devo cogliere questa occasione per dire che il 2 aprile 1962 ha avuto un significato nella storia della salvezza. Non è stato solo un giorno straordinario per me, ma ha portato con sé e ha in sé la storia della salvezza. È successo martedì di questa settimana. Una sorella è entrata in ufficio e ha detto, fratello Frank, ho parlato con mio fratello, e io ho detto che il Signore ti ha parlato. E la sua risposta è stata, eri tu là? E mi è venuto veramente da ridere. Sì. Eri tu là, caro fratello, cara sorella? Eravate presenti quando il Signore ha parlato ad Abramo? Eravate presenti quando Lui ha parlato a Mosè? Eravate presenti quando Lui ha chiamato Paolo? Eravate presenti quando Lui ha chiamato Pietro? Eravate presenti quando Lui ha chiamato Paolo e tutti gli Apostoli? Ero io presente? No. Ma io ero presente quando il Signore mi ha parlato e mi ha veramente rivolto le parole. E fratelli e sorelle, non mi resta che dirlo ancora una volta in modo dettagliato. È stato di mattina presto. Mi ero già preparato per la giornata. Andai alla finestra, tirai le tende e guardai fuori. Il sole non era ancora sorto, ma era già l'alba. Sono tornato nella stanza e ho pregato brevemente. Ho affidato la giornata al Signore e poi ho guardato di nuovo verso la finestra e alla destra della finestra stava il Signore e disse, servo mio, il tuo tempo per questa città in breve sarà terminato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Questo è vero come ogni altra parola nella Bibbia. Voi conoscete l'intero incarico che il Signore mi ha dato e che il fratello Branham ha confermato il 3 dicembre, specialmente il 2 e il 3 dicembre 1962. Il messaggio divino è stato veramente portato in tutto il mondo e tutti hanno udito ciò che Dio ha promesso per questo tempo. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 24 versetto 45. Matteo capitolo 24, versetto 45: Qual è dunque quel servo fedele e avveduto che il suo padrone ha preposto ai suoi domestici per dar loro il cibo a suo tempo? Sì, anche questa parola. Cari fratelli e sorelle, non sto raccontando storie, io dico solamente ciò che ho realmente sperimentato con Dio. Anche questa esperienza a Edmonton, non ho bisogno di raccontarla nei dettagli. Ma è stata una straordinaria domenica mattina. Il sole splendeva nella stanza e la voce del Signore risuonò. Servo mio, io ti ho costituito secondo Matteo capitolo 24 dal versetto 45 al versetto 47 per distribuire il cibo a tempo debito. Questo è così vero come ogni altra parola nella Bibbia. Fratelli e sorelle, si potrebbe chiedere di nuovo, eravate là, l'avete udito, era sufficiente che lo dicesse il Signore. E che io sia stato in grado di eseguire questo compito è stata la grazia di Dio. E io ringrazio il Signore per questo. Anche coloro che si fanno beffe di questo e dicono semplicemente, sì, il fratello Frank, quello è il servitore malvagio di cui è scritto nei versetti dal 48 al 51. Ho sopportato tutti gli scherni. Io so in chi credo. Ero là quando il Signore l'ha detto e lo credo. E devo veramente dire a tutti. Coloro che non possono credere che il Signore abbia dato un incarico diretto continueranno ad andare per la loro strada e non ascolteranno ciò che lo Spirito ha da dire alle chiese ora attraverso l'ultimo messaggio. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 4, versetto 4, Matteo capitolo 4, versetto 4. Sta scritto: non di pane, soltanto vivrà l'uomo, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Amen. Ciò appartiene allo stesso tema. L'uomo non vive di pane solamente, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E così siamo grati che possiamo credere ogni parola di Dio. E che è diventata la nostra vita spirituale. Come certamente il Signore l'ha detto, così certamente noi lo crediamo e siamo grati per ogni promessa, per ogni parola. Prego. Leggiamo in Matteo capitolo 24, versetto 14. Matteo capitolo 24, versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Anche questa preziosa e santa parola doveva adempersi nel nostro tempo. Che l'ultimo messaggio fosse proclamato su tutta la terra, a tutti i popoli, a tutte le tribù, a tutte le lingue. E questo è il messaggio divino di salvezza che portiamo e che abbiamo proclamato. E perciò possiamo dire questa scrittura si è adempiuta davanti ai nostri occhi. Fratelli e sorelle, tutto ciò che il Signore ha predetto per il tempo della fine doveva compiersi nel nostro tempo perché siamo arrivati alla fine del tempo della grazia e il Signore ha annunciato tutto ciò che sarebbe accaduto nei duemila anni. Se andate in Matteo capitolo 24 vedrete che il Signore ha parlato prima di tutto di ciò che sarebbe accaduto al Tempio, di ciò che sarebbe accaduto a Gerusalemme, di ciò che sarebbe accaduto al popolo di Israele, che sarebbe stato disperso che il tempio sarebbe stato distrutto. Il Signore ha iniziato con quello che c'era in quel tempo e ha finito con quello che c'è adesso. E fratelli e sorelle, oggi guardiamo nel mondo guerre, rumori di guerre, carestie, tempi costosi cambiamenti climatici, tutto si sta sgretolando, tutto non è più come prima, l'intera creazione sta soffrendo, noi stiamo soffrendo e sappiamo tutti cosa deve ancora venire, arriveranno cose terribili, la gente cercherà la morte. Tutto ciò che è stato predetto nella parola biblica e annunciato nella profezia semplicemente arriverà sulla terra. Ma tutto questo sta accadendo intorno a noi. La cosa importante per noi è che il messaggio divino di salvezza nell'originale come è stato proclamato al tempo degli Apostoli, è stato proclamato anche nel nostro tempo: che l'unico vero eterno Dio si è rivelato come Padre nei cieli, nel suo Figlio unigenito sulla terra e attraverso lo Spirito Santo. Dio sopra di noi, Dio tra noi, Dio in noi. La redenzione è stata compiuta, il sangue del nuovo patto è stato sparso, il perdono è stato dato, la vita eterna è stata data e il Signore ha già detto nel grande mandato che dobbiamo proclamare il messaggio di salvezza e chiunque avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Bisogna anche sottolineare che il battesimo viene fatto biblicamente nel nome del Signore Gesù Cristo e non nella formula trinitaria inventata, che non è mai stata applicata da nessun profeta, da nessun apostolo né nell'Antico Testamento né nel Nuovo Testamento. Non voglio entrare nei dettagli di questo inganno. Che Dio ci conceda la grazia di ritornare all'originale. Prego. Leggiamo in Isaia capitolo 49, il versetto 6b. Isaia capitolo 49, versetto 6b. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Amen. Questa è la profezia dell'Antico Testamento per e in merito al nostro Signore. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Non solo Israele, ma anche le nazioni sono incluse nel piano di salvezza di Dio, come il Signore disse e promise ad Abramo. In te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Ancora il prossimo passo biblico. Leggiamo dal versetto 14 di Atti capitolo 15. Atti capitolo 15, versetto 14. Fratelli, ascoltatemi. Simone ha narrato come Dio all'inizio ha voluto scegliersi tra i gentili un popolo consacrato al suo nome. Ringraziato sia il Signore. Nel Nuovo Testamento è stato confermato ciò che Dio ha promesso nell'Antico Testamento. E questa è la cosa principale nella nostra predicazione. Il completo accordo tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Qui la promessa, qui l'adempimento. Il Signore sia ringraziato. Ancora un passo della Bibbia. Leggiamo in Romani capitolo 11, versetto 7. Romani capitolo 11 versetto 7. Che dunque quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre il residuo eletto lo ha ottenuto e gli altri sono stati induriti. Anche questo è accaduto. Come Paolo ha scritto, non tutto Israele, ma tutti coloro che hanno creduto veramente il messaggio di Giovanni Battista e poi il messaggio degli Apostoli. Loro l'hanno ricevuto e accettato e appartengono agli eletti. Tutti gli altri che non hanno creduto, che non hanno accettato, sono stati induriti. Qui bisogna sottolineare ancora una volta quanto sia importante credere a Dio credere alle promesse. Chi non crede a Dio lo rende bugiardo e perciò l'enfasi di credere come dice la scrittura e di sperimentare ciò che la scrittura ha promesso. Dio ora chiama fuori dalle nazioni e completa la sua opera con tutti coloro che vengono dalle nazioni e poi si volgerà di nuovo a Israele, iniziando con i 144.000 dopo il rapimento e poi con tutto Israele. Abbiamo un altro passo della Bibbia? Leggiamo in Romani capitolo 11, versetto 5. Romani capitolo 11, versetto 5. Così, anche nel tempo presente, c'è un residuo eletto per grazia. Sia ringraziato il Signore, fratelli e sorelle. In realtà, non ho bisogno di predicare, devo solo passare da un passo della Bibbia all'altro e leggerlo. È tutto scritto e per questo siamo così grati. Non abbiamo bisogno di dogma, non abbiamo bisogno di un catechismo. Non abbiamo bisogno di nulla, abbiamo solo bisogno di Dio e della santa parola di Dio. Permettetemi di concludere, il tempo è quasi scaduto. Fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato dal fratello Keller una parola così potente dal Salmo 25. E ogni versetto ci parla. Allo stesso modo tutti gli altri passi della Bibbia ci hanno parlato. Il Signore non parla al di là di noi. Egli parla a voi, a me. Egli parla a noi personalmente. E possiamo anche collocarci secondo la parola in Romani che abbiamo letto. Così anche nel tempo presente c'è un residuo eletto per grazia. E noi possiamo appartenere a questo residuo nel nostro tempo. Guardate intorno a voi, tutti passano accanto al mandato divino e dicono, eri tu presente quando il Signore ha parlato al fratello Branham? L'hai tu udito ciò che gli è stato detto? Come Giovanni Battista è stato inviato per precedere la prima venuta di Cristo? Così tu sei inviato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo? Ci sono sempre e comunque quelli che mettono i loro punti interrogativi perché loro stessi, perché loro stessi non hanno nessuna certezza di fede. E nessun rapporto personale con Dio e con la parola di Dio. Chiunque abbia un rapporto personale con Dio e con la parola di Dio, Chiunque sia veramente nato di nuovo a una speranza viva, chiunque abbia veramente ricevuto la vita eterna, il perdono, la riconciliazione, la grazia e sia diventato un figlio di Dio è generato da Dio, perdonato da Dio. Nato di nuovo ha una speranza viva. E chi è da Dio ascolta la parola di Dio. Leggiamolo ora. Leggiamo in Giovanni, Giovanni capitolo 8, versetto 47. Chi è da Dio ascolta le parole di Dio. Per questo voi non le ascoltate perché non siete da Dio. Questo è ciò che il Signore ha detto in quel tempo agli scribbi e ai farisei. Oggi Egli lo dice agli scribbi e ai farisei proprio come lo fece allora. Ma allo stesso modo egli dice: chi è da Dio? Ascolta le parole di Dio. E questa è la sostanziale differenza. Agli scribi e ai farisei egli dice, voi non ascoltate le parole di Dio perché non siete da Dio. E poi, voi che siete da Dio, ascoltate la parola di Dio. Fratelli e sorelle, non siamo noi, non sono io a giudicare, ma è la parola di Dio che pronuncia il giudizio. Coloro che sono da Dio ascoltano la parola di Dio, odono la promessa per il nostro tempo, partecipano a ciò che Dio sta facendo attualmente. Coloro che non sono da Dio hanno le loro interpretazioni della parola di Dio e non ascoltano ciò che Dio ha da dire ora alla sua Chiesa. Per favore, dove vi collocate? Dove vi colloca la parola di Dio? Siamo tra coloro ai quali il Signore deve dire. Voi non ascoltate perché non siete da Dio? Oppure il Signore può dire a voi e a me, poiché siete da Dio, voi ascoltate la parola di Dio. E solo per citare questo, noi non eravamo presenti quando il fratello Branham fu incaricato l'11 giugno 1933, ma ho visto personalmente con i miei occhi 12 persone che si trovavano a Jeffersonville nel tabernacolo nella Pasqua del 1966, che erano presenti quando è avvenuta la potente esperienza dell'11 giugno 1933. Fratelli e sorelle, arriviamo alla conclusione e ringraziamo il Signore che possiamo vivere ora. Abbiamo riconosciuto il tempo, noi crediamo alle promesse e apparteniamo ai figli della promessa. E per grazia sperimenteremo il compimento e saremo presenti al ritorno di Gesù Cristo che è vicino. Ancora una volta da Zurigo auguriamo le più calorose benedizioni a tutti i fratelli e le sorelle e siamo grati di poterci riunire di nuovo per ascoltare la parola di Dio ed essere benedetti. Che la benedizione del Dio Onnipotente riposi su tutti voi che credete come dice la scrittura. Siate benedetti nel nome santo di Gesù. Alleluia. Amen. Amen. Amen.